Aperto il passaggio ciclopedonale sul fiume Misa dopo la chiusura del ponte Garibaldi a seguito dell'alluvione dello scorso settembre. Un'operazione importante seguita con attenzione dall'assessore alla protezione civile della Regione Marche, Stefano Aguzzi. Avevo preso impegno col sindaco di Senigallia, con i cittadini, ma anche con il consiglio regionale durante un'interrogazione dell'opposizione e avevo detto che il ponte sarebbe stato aperto prima, diciamo, della stagione estiva. Ecco, siamo effettivamente all'inizio del pieno della stagione estiva, il ponte ieri è stato aperto con grande soddisfazione dell'amministrazione comunale di Senigallia. A questo punto i sottoservizi che sono ancora ancorati sotto il vecchio ponte Garibaldi, chiuso dopo l'alluvione del 19 di settembre, saranno spostati sotto il nuovo ponte, che è un ponte temporaneo, e immediatamente sarà abbattuto ponte Garibaldi già nelle prossime settimane, appena questi sottoservizi, gas, acquedotti eccetera, che sono ancorati sotto il ponte, verranno spostati dall'azienda dei servizi. Il Presidente della Regione ha preso impegni entro una decina di mesi, voglio sperare che entro una decina di mesi ci sarà il nuovo ponte, però nel frattempo quello vecchio sarà abbattuto, così sarà messo in sicurezza, diciamo, l'alveo del fiume Misa, che ha oggi un ostacolo al decorso delle acque col vecchio ponte, perché ha le pile dentro l'alveo del fiume, e di conseguenza è un lavoro che abbiamo portato a termine. Nel frattempo sta andando avanti anche l'escavo di 25.000 metri cubi di materiali dal fiume Misa all'interno dell'abitato di Senigallia, sempre lavori del Genio Civile della Regione Marche, e dalla prossima settimana partiranno altri lavori di escavo nell'immediato entroterra, Borgo Bicchia, le zone dell'immediato entroterra di Senigallia, dove saranno rimossi altri 25.000 metri cubi di materiali dall'alveo del fiume. Secondo lei questo ponte è utile o non è utile? È utilissimo, bisognava sistemare l'altro per questo inverno, poi non lo... Cosa? Sistemarlo. Quello là con una transenna, ce l'avevamo tutto l'inverno ed eravamo a posto. Quindi questo ponte non è utile? No, è utilissimo, ma è costato troppo. Vabbè, cosa ne pensa? Secondo lei è comodo per il passeggio? Questo qua? Sì. Beh, sicuramente, piuttosto che, cioè, se non c'è è peggio. C'è e quindi sicuramente serve. Se è costato troppo, allora forse speriamo che nessuno ci abbia mangiato sopra. Per il resto dovevano pensarci prima a fare queste cose, forse il Misa non sarebbe esondato. È utile, sì. Però non valeva la pena, bastava sistemare subito quello, è una spesa inutile. Le posso chiedere cosa ne pensa di questo ponte, visto che stava parlando? Un po' alto. Però è utile. Sì, è utile per me che abito di là. Vado 10 minuti, invece prima toccava fare tutto il giro, arrivare, capito, fare tutto il giro e andare per il corso. Dunque, è utile. Dal punto di vista funzionale, secondo me è molto utile, molto più che utile, secondo me, almeno secondo il mio punto di vista. Per questo, considerato che è stato fatto così pesante, poteva essere prima di tutto più largo per permettere un domani un passaggio anche di emergenza di un qualcosa. Ma la funzionalità c'è tutta.